Dereshi a tutti ragazzi e ragazze, ben ritrovati a un nuovo episodio su Dragon Quest 11. La missione di Steve per trovare i suoi amici perduti e il modo per raggiungere Alboria continua e lo conduce a Jelein, dove si offre di indagare sulla febbre di Mida, una strana afflizione che sta trasformando i cittadini in statue d'oro zecchino. I nostri eroi vengono a conoscenza del passato di Eric e lo aiutano a riottenere la memoria. Nella speranza di riuscire a salvare chi è stato tramutato in oro, si infiltrano nel castello dei Fanti Dorati, ma scoprono la terribile verità. Il loro capo, Horus, altri non è che la sorella di Eric, Mia. Riescono a sconfiggerla, ma questo manda fuori controllo i suoi poteri. Tutto quello che la circonda rischia di tramutarsi in oro. Eric si prepara a sferrare il colpo di grazia, ma Steve si accorge che Mia è tornata in sé e lo ferma all'ultimo istante. Resosi conto di avere ancora una possibilità di salvare sua sorella, si lancia nella mischia, senza badare le forze magiche che lo circondano. Prende Mia tra le sue braccia e, facendolo, finalmente rompe la maledizione. Debellata la febbre di Mida, gli abitanti di Jelein, che erano stati tramutati in statue, riacquiscono la loro forma umana e Mia viene portata in chiesa a riposare, indebolita ma almeno tornata in sé. Eric ha finalmente trovato il perdono che il veggente gli aveva promesso e il gruppo riparte ancora una volta per cercare di sconfiggere il Signore delle Ombre e riportare la luce nel mondo. Ci si prova, quantomeno, o no, ragazzi? Allora, cosa ho da raccontarvi? Ben poco, in realtà. Ho fatto qualche missione secondaria, infatti dovremmo ritrovarci adesso, caricando il salvataggio, all'Accademia delle Mini Medaglie. Però nulla di che, non ho livellato né altro, e quindi ci teletrasportiamo nell'ultimo luogo in cui siamo stati, ovvero Jelein, per recarci finalmente a Dalboria. In realtà, avrei potuto già esplorare, attraversare Cum Nevis, ma non sapendo se effettivamente ci sarebbe stata qualche cutscene, ho deciso che questa traversata me la farò con voi, a costo di essere un po' noiosetto in questa prima parte di video. Però, sapete, non vorrei perdermi assolutamente nulla e tendo a eccedere nella registrazione piuttosto che nel tagliare, per cui vediamo un pochettino cosa accadrà. Eccoci qui. Perfetto, ho naturalmente impostato le abilità ad Eric, stavolta mi sono premunito di farlo. Ora non ci resta che attraversare appunto Cum Nevis, l'enorme massa dorata che bloccava la strada da Segue il sentiero da Jelein e prosegue in direzione sud-est. D'accordo, io est-ovest faccio ancora un po' fatica, però per fortuna nella mappa c'è scritto tutto. E direi di non perdere altro tempo. Sarei interessato a fare qualche tappa in zone già viste, come per esempio la biblioteca, giusto per attivarci il teletrasporto, anche se in realtà non so se in quelle zone c'era il teletrasporto. Sud-est, sud-est, fin qui ci arrivo, il sud è da questa parte, per cui andiamo. Stupidino che sono, però, perché non ci vado a piedi, bensì col mio fido destriero, troppo a lungo snobbato in questa avventura. Povero cavallino, che eppure è tanto utile, ci permette pure di scacciare i nemici più piccoli. Quindi prendiamolo e cavalchiamo diretti verso Alboria, diretti probabilmente verso il duo Serenica, che speriamo di ritrovare nella loro terra natale. Speriamo, perché non sono assolutamente certo di ciò. Non ci sono falò da questa parte, nope. E allora via. Ragazzi, schippo gli scontri casuali perché mi sento un po' troppo overpowered. Riattiverei quasi la missione estrema se non fosse che non sono sicurissimo che si possa fare. Per cui pazienza, dai, ce lo giochiamo così. Tanto a noi è la storia che ci interessa, la trama, la narrazione. Alture di Alboria, ok. Lì sì che c'è un falò da fluccare. Va bene. Oh, caricamenti. Che palle. E se pensiamo che adesso sta uscendo, il giorno che vi scrivo è la vigilia del lancio di Red Dead Redemption 2, dove da quel che ho visto, perché mi sono già spoilerato qualcosina, ci sono degli spazi enormi senza il minimo caricamento, fa un po' effetto vedere dei caricamenti in area sandbox. Ma ragazzi, non ci formalizziamo, non è questo che ci interessa. Possiamo passare sopra a questi dettagli. L'importante è, come vi dicevo prima, goderci questa avventura che mi sta piacendo veramente tantissimo. Scusate, sono un po' raffreddato. E niente, dai, andiamo. Allora, qua bisogna fare questo giro. Ehi, ma c'era questo buco anche prima?
Aspettate un attimo, scusate. Ah. Se c'è... ma forse non c'era, comunque. Non possiamo esplorarlo. Va bene. E allora ancora di qua. Poi... attenzione. Cutscene. Immaginavo. Non si è vista Crisalinda in tutto questo, eh? Something is not right here. Be on your guard. Una sgradevolissima sensazione. Behind me. Wow. Sharon? Hokkaido. Wow. Ah, ok, ecco perché abbiamo visto il buco nel fordo, nel fiordo ghiacciato. Vuoi fare amicizia? Ok. La serpe dell'aurora. Così, una boss fight, subito. Va bene, si avvicina alla serpe dell'aurora. Va bene, partiamo subito con una boss fight. D'accordo. Allora, andiamo col nostro classico quadricolpo. Ah, però, aspettate. Cambiamo un pochettino lo schieramento, dai. Mettiamo Jade al posto di Hendrik e Eric al posto di Sylvian. Mi spiace non far partecipare anche loro a questi scontri. Per quanto siano un po' più pippe. Grazie a Rab e Stiva dovrebbero comunque sopravvivere a questi scontri. Ah, Stiva è caduto. Fanno... fa male. Stiva è rimasto di stucco. Ok. Ah, tra l'altro, vedete, ho equipaggiato a Eric i pugnali. Avevo detto che avrei cambiato la sua build per questo secondo atto e così ho fatto. E però non conosco nulla di questo tipo di attacchi. Proviamo il colpo di Thanos, poi lasciamo che pensi l'intelligenza artificiale così imparo. Dal computer, per così dire. Ah, il Mega Electron fa male però. Va bene, non è caduto nessuno a sto giro. Allora, no, Eric usa un attacco feroce, ti direi. Perché no? Tanto tu magie curative non ce le hai. Sposta montagna. L'importante è tenere sempre un curatore. Caspita, 545 di danno. E Rab in questo è prezioso. Ok, abbiamo calato l'attacco. Perfetto. Fantastico. Respiro nero. Allora. Com'è che i miei più forti sono messi così male? Direi di curare prima Rab. Forse Stiva può resistere un altro attacco. Comunque entrambi hanno Lazzaro, quindi va bene. È stato un bello scambio di cortesie. Ragazzi, durerà un po' di più questo scontro, ma davvero preferisco far partecipare tutti. Ci ha mancato questo attacco. Questo no, vero? No. Vai, Stiva. Sì, Jade continua a recuperare PM per via dell'abilità che ha, però... non me lo fai vedere ogni volta. Ok. Cala attacco, perfetto. Uff. Cosa è successo? Gliel'ha rispedito? Ok, Eric. Ma io non posso cambiare lo schieramento, vero? Se loro sono a terra, infatti. E giù mazzate.
Artigli di lagnante. Wow. Caspita. La super mossa. Aia. Cavolo, Rab. Ok. Spero che non riattacchi la serpe dell'aurora, perché sennò Rab è spacciato. Ho fatto un po' una scommessa con questo turno. Ok, multicura, va bene. In realtà avrei preferito si curasse di più lui, però. Aia, due paralizzati e respiro nero. Fanno troppo ridere quando sono paralizzati. Ok. Comunque Jade fa male, eh. Ok. Questa mossa è veramente molto potente. E dai, con sto respiro nero. Comunque è forte sto boss, eh. Quanto rimarremo paralizzati? Ah no, la sconfitta. Ah ok, non avevo prestato attenzione alla vita del nemico. 17.000 punti esperienza. Però nessuno sale di livello. Peccato. Ah, attenzione. Sto parlando di Dario. Oddio. Un attacco devastante. Davvero così potente? Caspita, e non ha nemmeno riacquisito le sue forze. Sono loro? Sono Veronica e Serena? Questo è il loro tema? Sì. È la loro canzone, ve la ricordate? La suonava con l'arpa Serena la notte prima di Yggdrasil. Fantastico. Bellissimo. Che entrata in scena. Quella notte. Al rifugio. Quella notte al rifugio, preludio di eventi catastrofici. Siete potenziate, ragazze. Addirittura l'hanno sconfitta. Don't worry everyone, I'll have you back on your feet in no time. La voce però sembra quella di Veronica, che abbia ripreso il sospetto. Who? No way. Bold luminary. No, forse no. Mi sono fatto un viaggio. Sembrava diversa la voce. Ah, figlie di Alboria! Oddio! It's ever so nice to see you all again. Aspettate un attimo. Serena, it's really you. Non è che sono veramente Serenica. I've been trying to make my way back to Arboria ever since. Ah no, no. Sto continuando a farmi un viaggio dopo l'altro, scusate. But I got rather sidetracked. Oggi c'ho il commento ricreativo. When I heard that the golden iceberg blocking Sniffleheim Harbor had melted away, I decided to try and make my way home. You're heading to Arboria, eh? Oggi viaggio con la fantasia, decisamente. Reckoned you keepers would be the best. Assolutamente sì. A flying contraption. Well, I've never heard of such a thing. But I'm sure mezzo di trasporto volante, vi ricordate? Ce ne ha parlato Irwin. It's so wonderful to see you all again. Would you mind awfully if I tagged along with you? Ma come?
assolutamente no. Serena! Grande, ragazzi, non mi aspettavo di riprendere già uno dei nostri compagni ora. Manca solo Veronica a questo punto. Fantastico. Serena torna a unirsi al gruppo. Grande. If we follow the path up the mountain, we'll be in Arboria in no time. Certo, certo. Andiamo. Ok. Ok. Allora, però, calmi tutti, griglia delle abilità, Serena. Solo 26 punti? What? Come mai così pochi? Vabbè, lei in effetti c'ha l'albero più corto rispetto agli altri. Però, inno della terra, una barriera che protegge tutti i membri del gruppo degli attacchi di terra. No, ti aumenterà il PM, cara. Aspettavo qualcosina di più. Inno dell'aria, attacchi di terra o attacchi di vento? Attacchi di vento, dai. Così, giusto per. E vediamo quale sarà la prossima cosa da sbloccare. Inno della luce. Attacchi di luce, ok. Talento con l'arpa, va bene. Potremmo anche iniziare a pensare alla build con le lance, ma direi che lei può mantenere il suo ruolo di curatrice. È cortissimo il suo skill tree. Molto strano. Ok, va bene, vabbè. Boh, cioè volendo potremmo completare la sua sferografia in pochissimo. C'è una sproporzione tra il modo in cui i personaggi salgono di livello bizzarra, vi dico la verità. Ok, altura di Arboria. Mamma mia. Comunque non mi aspettavo davvero questo inizio. Vabbè dai, uno scontro facciamocelo giusto per... Anche perché questi draghi sono molto fighi esteticamente. Io li ho affrontati off screen, ma sono dei bei nemici, hanno un design che mi piace molto. Se usano il potere pimpante automaticamente, no, giustamente, perché... Giga frantumazione. Beh, giga frantumazione non lo faccio spesso. Ah, però era su un gruppo di nemici. Vabbè, ci siamo liberati dal Condor. Ehi, che tripletta. Ah no, allora li usi automaticamente, mannaggia. Ah, il buff buff mi serviva per una... Ui, secondaria. Porti, porti. Assurdo. Ah, si rinvigorisce così, Stiva. Non l'avevo mai visto questo potere pimpante. Mi serve per una secondaria, ma... Wow. Mica male. È davvero devastante. Tanta esperienza. Ok, Sylveon sale di livello. Nope. Allora, va bene, dai, proseguiamo adesso drittini. Scusate un attimo. No, ok, non si può salire su questa scarpata. Ok, dobbiamo per forza affrontare questi. No, in realtà possiamo anche farcela a piedi. No, no, dobbiamo affrontarli per forza, ok. Vabbè. Rapi guscio bot. Rapi perché rapiscono? Chissà. Premuto X, ma potevo fare un attacco un po' più fico. Ah, vabbè. Grande. Bravo, Eric. Va bene, va bene. Puoi cavalcare il rapi guscio botto. Queste parti mi fanno sempre venire la nausea perché i salti non sono calibrati proprio alla grandissima. Uei, uei, uei. Ok. Questa statua c'era prima. Ah no, che scemo, questi sono mostri. Meglio non aggrarla. Giusto di qua. Ok, un'ala di farfalla. Ehi, dai, coraggio, è macchinosissimo. D'altronde è una macchina, però. Ok, di qua. Sapete se cado... Che palle.
fare una guardia di pietra. Vabbè, dai ragazzi, su. Colpo di Thanatos. Fico. Quel colpo può uccidere, alcuni nemici. Probabilmente nemici, però... viventi. Ok. Guarda, di pietra fa tremare il suolo. Caspita. Adios. Ok. We win again. We win again. Diciamo che, a proposito di We Win Again, il gioco, ora al di là del fatto che sono overpowered, mi sembra piuttosto semplice. Non siamo ai livelli di semplicità di Nino Kuni 2, che era veramente... Vi ricordate, mi sono lamentato perché era veramente troppo facile. Però Dragon Quest 8, forse perché ero più piccino io, però me lo ricordavo più complesso. Ok, dovremmo essere arrivati ad Alboria. Brutta storia. This is awful. It was... Our poor little angels. Veronica, Serena. Piccoli angeli. Fidelis. Alma, you must not lose hope. Veronica and Serena are the heirs. Il potere della grande saggia. Serena? Is it really you? Mother? Ah, sono i genitori. Li avevamo già visti? Non mi ricordo. Oh, Serena, my little angel. I never thought I'd see you. Serena, my child, have you come back to us alone? What of Veronica? She's not here. Mannaggia, anch'io speravo di trovarla qua. Francamente. Vi ricordate che loro sono in grado di sentire la presenza l'una dell'altra? Era già successo quando Veronica non trovava Serena a caldo. Ok. Dobbiamo andare a cercarla. Ora, ammesso in un concesso. Ammesso in un concesso che troveremo Veronica qui, rimane quella faccenda in sospeso di cui vi avevo parlato di Galoppoli. Però non ti ho ascoltato, scusami. Vabbè, temo che non avremo mai più rivisto. Perché vai con Serena nel bosco a nord del villaggio, ok. Bosco a nord del villaggio. Non è il boschetto del riposo, però. È la prima salva perché la telecamera mi aveva guidato al boschetto del riposo. Fammi un attimo andare. Dare un'occhiata. Qua intanto, secondo me... Ah no, ok, qua è il boschetto del riposo. L'avevo già esplorato. Però sembra che durante la cutscene si sia guardato in quella direzione. Però può essere tranquillamente una mia impressione. In ogni caso... Oh, no. Mia impressione è una fava. Non è a nord, però. A nord c'è la prima selva. You think Veronica's really here? Fatto bene a fidarmi della regia. She is. She's keeping a low profile. When we were children, Veronica and I would often come to this grove to play. Okay. I'm sure she... Io mi fido, Serena. Veronica, where are you? Oh. Ehi. Ah, there she is. I knew it. Wake up, lazy bones. You'll catch cold sleeping outside like this. Wait, non facciamo scherzi, eh? Veronica? Che succede, ragazzi? Look, her staff is shining, and so is the mark on your hand. Do you think if you touch it, you might have una one visione. Of your visions? Ok. Funziona come una foglia di Yggdrasil.
Siva torna quel terribile giorno. Un certo effetto rivivere questo momento, comunque. È stato veramente tosto e inaspettato. Non vedo Veronica, però. Hendrik ha salvato anche Carneli. Oh mio Dio. No, ragazzi. È rimasta schiacciata. Ah no. Ci ha salvato. No, ho i brividi. Non fate scherzi, eh. Non facciamo scherzi. No. Sì, ma vieni anche te, eh. No, 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 no. No, non... Oh, oh. Oddio. Cosa ha detto? Ha pronunciato una formula magica? Cosa? No, ragazzi. Mi rifiuto. No. Dai, adesso è uno scherzo, è una gag sicuro. Adesso si risveglia e dirà una delle sue cazzate solite. What? No. 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 No, ragazzi, stiamo scherzando. Oh, darling. Even in your final moments, you were thinking of your friends. Eric. No! Oh, Veronica. Why must the good die young? Robert può dirlo, cioè lui è vecchio. Avrebbe preferito andarsene lui, forse. Però, ragazzi... Che colpo di scena è? Cioè, è veramente morta? Io non voglio crederci. She wasn't here after all. She's gone. Ma stiamo scherzando? Where she led. I have to tell everyone. No. I have to tell. No, no. Non ho parole. È morta. Cioè, te lo giuro, è l'ultima su cui avrei scommesso. A parte che non avrei mai pensato morisse qualcuno nel nostro team. Ma lei, che doveva far parte del duo Serenica. Cioè, no, ragazzi. Parla coi compagni, ma... Ragazzi, noi andiamo via. È stata Veronica. In effetti è vero, era assurdo che ci fossimo salvati tutti. Però, sai com'è, in un contesto fantasy, per ragazzini te lo aspetti che possano essere sopravvissuti. Mi viene da vomitare. Eric, tra l'altro, loro... Erano come cane e gatto, ma si volevano bene. Fatto come lo sono adesso. Mai sentito più in collera con me stesso di quanto sono in questo momento, eh. Tu, Hendrik, sei ancora nel tuo cammino per l'espiazione, cavolo. Anche te, Hendrik. No, vabbè, poverino. Un bel capro espiatorio in questo momento, però, a parte tutto, non c'entra davvero niente. Dio santo. D'altronde il party è fatto da 6 membri. Serena agli abitanti del bar la triste notizia dell'estremo sacrificio di Veronica. Lo stesso giorno i protettori celebrano la cerimonia funebre.
quale celebronio, quale, sì, quale celebronio, non so manco più parlare. Quale cerimonia funebre che non c'è posto all'inferno perché è caduto Yggdrasil. Giusto, vi ricordate? Dove sarebbero dovute morire insieme. Ma vi ricordate, ragazzi, mi è appena venuta in mente una cosa che mi ha fatto salire ancora più brividi. Vi ricordate quando ha detto: tranquilla, quando morirò io morirai anche tu? Se non avete queste cose, noi siamo nati insieme e moriremo nello stesso momento. Anche per quello non me l'aspettavo. Mi era rimasta questa conversazione. Pesissimo. Dai, non può essere morta davvero. È però scomparsa. I thank you all for gathering here today. Even in her darkest hour, Veronica thought not of herself. Ma davvero? But only of protecting. Sono scosso, sinceramente. I ask that each of you offer up a lock of hair to the sacred flame, that its light may guide her on her way back to the World Tree. Speriamo. Miei genitori. Oh, Veronica, my little angel. Ragazzi, comunque questo gioco continua davvero a stupirmi. Io non ho parole. Continua a prendere sotto gamba la maturità della trama, ma... Serena appears steadfast. Davvero tosto. È vero? Serena crollerà, però secondo me tra poco. A trovarmi una cattedrale quando avete un attimo. Quindi il party è completo? Mancano ancora dei globi, però. No, ma ragazzi, comunque questa è dura da digerire, eh? Devo un attimo metabolizzarla anch'io. Padre Benedictus ha detto che aveva una cosa importante da dirti. Sto aspettando la cattedrale, raggiungilo. Andiamo subito a parlare con Padre Benedictus. È questa la cattedrale? Ah no. Ascolta la mia preghiera. Dalla tua amata figlia Veronica un posto dove riposare. Un giorno terremo tutti nel cuore dell'albero del mondo, così si dice da tempo in memoria. Spero sia vero anche in questi tempi terribili. No, adesso non voglio salvare. Voglio parlare con i genitori di Veronica, anche se so che farà male. Una povera figlia, quale terribile fatto devi essere andata incontro per far sì che l'unica cosa che tornasse a noi fosse il tuo bacio. È vero? Aspettate però. Quel corpo che abbiamo visto appoggiato all'albero, il corpo di Veronica, era una proiezione del bastone, un'ultima illusione, tant'è che poi è svanito nel nulla, non era il suo vero corpo, credo. Se non aveste ereditato l'anima della Santa Saggia, adesso sareste state due bambine normali, avremmo potuto vivere in pace. Beh, in questi tempi vivere in pace non avreste potuto comunque. Cavolo. Ma smettila. Però... davvero pesante. La cattedrale è questa? Adesso sono un attimo stordito. Mio Dio. Forgive me for summoning you here at this time of sadness. Ok. But there is... you came in search of the sacred conveyance. Assolutamente upon which sì. Erdwin, ok. And his allies rode out. How did you know that? For some days before your arrival, Holy Yggdrasil grant, I saw you, honored luminary. You were standing alongside Serena upon a great Serena white object that transported bianco. You to an island in... Un luogo strano e bello. Vision of the future? I do, for in my dream, Veronica was not with you. Okay. I had hoped and prayed that my fears were unfounded. Which made me wonder if the conveyance upon which you stood... bianco. Cetacea. The legends tell una creatura of a divine divina being che solcava i cieli grazie alle scale d'argento. Wings. Perhaps it was upon Cetacea's back che tace, that you rode in my vision. And perhaps the island upon which you alighted... Okay.
I intend to scour the annals, the indications of how she... Assolutamente sì. Now, the day's unhappy events have surely taken their toll. D'accordo. Rooms have been pre... Wow. Quando ho iniziato il video ero molto più felice di adesso. Consulterò gli annali in cerca di indicazioni su come evocare questo essere magico. Se scoprirò qualcosa nelle mie note, ti informerò immediatamente. Per ora ti auguro la buonanotte. Godetevi una tranquilla notte di riposo. Ok. Ci ho prenotato le stanze. Va bene, non stiamo a parlare con tutti. La locanda dovrebbe essere questa. Mamma mia. Ah, lucente. Padre Benedictus mi ha detto che tutti i amici starete qui stanotte. Mostrarci la stanza. Sentite la musica, le malinconiche note di un'arpa. Ok, questa è serena, naturalmente. Fin da quando era piccola, Serena è sempre mancato un po' di spirito di iniziativa. Di solito era Veronica a fare da guida, Serena si accontentava di seguire. Fu proprio Veronica a insistere per andare in cerca del lucente, fu lei a convincere i loro genitori a lasciarla partire. Serena non ha il coraggio di sfidare il Signore delle Ombre. Ti prego, lucente, non esporla ad altri pericoli. Mi sta chiedendo troppo. Il suo posto ora non è con te, ma con i suoi genitori. Non lo dico solo per la loro serenità, ma anche per quella di Serena. Resteranno insieme per l'eternità. Le parole di questo tizio pesano come dei macigni, eh? Jade. Quasi come se il cielo piangesse. Prima così l'ultima volta che ho visto tua madre. Da piangere, ve lo giuro. Adesso evito di farlo, ma... Per fortuna non ho la webcam. Cavolo. It's a love song from the Age of Heroes. The story of a lady pining for her long lost sweetheart. No one remembers who wrote it, but I've loved it since I was a little girl. You know, something's been bothering me. Pensiero che non mi dà pace. Veronica? Ah, certo. Era qui la conversazione. Quindi le leggi si bloomed al tempo, non? Do you think they'll... For... I don't know. You've always been a bit slow. Sei sempre più lenta di me, oddio. Anche a morire, eh? Che bel personaggio. Che bel personaggio. Lei è come se sapesse. I want you to promise me something. If any... I shan't promise anything of the sort. I don't even want to think of questo discorso forse non l'avevano fatto. Se non l'avevamo sentito. Oh sì. Mi ricordo la prima parte. Quest'ultima, se mi capitasse qualcosa di male, va avanti senza di me, non la ricordo, francamente. She was right, you know. I always have been slow when it came to talking. Ragazzi, ma come, non si, come si fa a non empatizzare con questi personaggi? Sono scritti bene. Non sono semplici cliché, non solo almeno. Steva non sa essere molto di consolazione. Poverino, non parla.
Non è manco colpa sua. Thank you. I'm sorry to be such a bother. Non sarà più così. Veronica died to save me. Forse si fondono i loro skill tree. È per questo che quello di Serena era così breve. What? Ah, bellissima sta cosa. La ciocca. Tostissima. No more tears. Grande, grande. Goodbye. Resiliente. Fino alla fine. La ciocca. Wow. Ragazzi, davvero non mi aspettavo che sarebbe successo tutto questo. Pazzesco. 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 Posso dirlo ancora una volta? Pazzesco. La sua anima. La sua forza, forse. La sua energia. La sua abilità, il suo skill tree. Sto parlando troppo. Ragazzi, non sarà come la perdita di Aerith in Final Fantasy VII, ma è la cosa che più le si avvicina, eh? Davvero? Ah, spoiler per chi non ha giocato Final Fantasy VII. Vabbè. Ops. Si è dato i suoi poteri. Immaginavo. Era un indizio di gameplay. Può usare tutti gli incantesimi e le tecniche di Veronica. Ed ecco che quindi nasce Serenica a tutti gli effetti. Dai, questo mi consola. Veronica ci ha dato così tanto, non avrò più paura. Oh, ma non voglio trattenerti, resterò un po' qui ad ascoltare il vento. Tu torna pure alla locanda a riposare. Ok, allora, quindi dovremmo aver sbloccato. Esatto, un bello skill tree. Bellissima questa cosa, comunque, che si fondono i rami delle abilità, davvero tostissimo comunque. Ora sembra essersi rasserenato il cielo. Ok, dormiamo. Dormiamo finché possiamo. E dopodiché posso andare a dormire direttamente così? No, mi sa che devo parlare con il locandiere. Sì, torniamo nella nostra stanza e riposiamo, perché abbiamo qualcuno con cui parlare. Il protettore. Good morning, or should I say good afternoon? The sun's already high in the sky. Ah, addirittura mi dormito così tanto. Okay. Grazie, Serena. Shall we go and join them? There's a little door to the right of the cathedral. The path is through there. Va bene. Ok, ragazzi, che dire, puntata sensazionale, davvero. Quando ho iniziato questo episodio non me l'aspettavo, ma la trama continua a sorprendermi, anche la storia di Eric e sua sorella è stata fantastica al di là di tutto, ma questa davvero è stata una puntata inaspettata per il suo sviluppo e un bel pugno nello stomaco a livello emotivo. Però dai, dobbiamo ripartire, dobbiamo farlo anche per Veronica, e abbiamo ancora diverse questioni in sospeso. Un certo signore dell'ombra da sconfiggere, una creatura da cavalcare e una stella cometa che sta per schiantare su Galoppoli da fermare. Chissà a quale di queste tre cose ci avvicineremo di più nella prossima puntata. Alla prossima, Dereshi!